Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo video. Io sono Mauro e oggi sono qui per continuare Cronache di Tiria, la serie dedicata alla storia di GV2. L'ultimo episodio che ho riassunto, Sky Pirates of Tiria, è uscito circa 9 anni fa, quindi se avete bisogno di una piccola rinfrescata vi invito a vedere quel video e poi a tornare su questo. Oggi parlerò di tre episodi in particolare che cercherò di accorpare e di stringere in maniera molto notevole per permettere appunto a questa serie di arrivare più velocemente in aree di gioco un po' più moderne, ma andrò a parlare di tre cose molto semplici ma allo stesso tempo molto importanti. Quindi, specialmente se siete giocatori arrivati dopo la Living World Season 1, sapere queste cose potrebbe chiarire un pochino alcune cose del world building attuale di GV2. Inoltre vi ricordo che è molto importante uno di questi episodi proprio per l'attuale ritorno della Living World Season 2. Ma poi ci arriveremo, vi spiegherò meglio il perché. Prima di cominciare e di vedere la mia sigla ormai vecchissima, vi invito come sempre a supportarmi in tutte le forme e colori. Quindi se potete iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, un commento, campanellina per le notifiche, ci sono tutti i link in descrizione per quanto riguarda i social network, le dirette Viola. Datemi una mano a crescere, ragazzi, che questo piccolo progetto, sta cominciando a diventare un po' più grande di piccolo, quindi vi ringrazio davvero tanto. Detto questo, ragazzi, cominciamo e non perdiamo altro tempo. Iniziamo con il Bazar dei 420. Nello scorso episodio, l'ispettore Ellen Kiel diventò di fatto capitano grazie all'intervento del comandante Magnus, comandante dei Lion Guard. Infatti, dopo la morte di Tio Ashford, il consiglio delle navi cercava di fatto un sostituto da mettere al suo posto. Magnus, con il suo ruolo comunque di comandante della guardia cittadina, propose di fatto Ellen Kiel, come detto nello scorso episodio, divenuta di fatto capitano e quindi adatta a questo ruolo. Inoltre, con i suoi meriti in difesa di Arco del Leone, era di fatto un membro molto in vista. Se non ci fosse però di mezzo un altro personaggio che non è nuovo per quanto riguarda Guild Wars 2, ma ottiene una grande importanza appunto in questa particolare storyline. Mi riferisco a il capo del Black Lion Trading Company, il Char Ivo Nyashblade. Infatti, il trading post che noi usiamo in game, il gem store che noi usiamo in game, all'interno di GV2 è contestualizzato, tra virgolette, come un mercato vero e proprio. E Ivo Nyashblade è un char da una storia un po' torbida che di fatto è un affarista e si è autoproclamato tra i nominativi per una eventuale elezione al nuovo seggio per Arco del Leone. Questa cosa provocò di fatto attriti tra i Lion Guard con Ellen Kiel e Magnus e la realtà economica e mercantile di Ivo Nyashblade. La cosa che probabilmente poteva smuovere la situazione e cambiare un po' le carte in tavola era il fatto che Magnus riuscì a informare per tempo Ellen Kiel che per ottenere un certo vantaggio durante queste elezioni doveva far firmare un contratto di accordi commerciali con gli Zephyrites o Zefiriti in italiano. Ma chi sono questi Zephyrite e perché sono così importanti? Tutta questa conversazione inoltre venne ascoltata in maniera nascosta da Ivo Nyashblade, che decise di cercare di rubare questa possibilità alla stessa Ellen. Ma perché questi zefiriti sono così importanti a livello commerciale per Ivo Nyashblade e Ellen Kiel? Infatti dovete sapere che i zefiriti sono un'organizzazione molto
diciamo, timida che si fa vedere di rado, simile a un'organizzazione zen che è composta principalmente da umani di discendenza kantiana e loniana. Loro hanno scelto uno stile di vita molto particolare, vivendo di fatto perennemente su delle strutture volanti tipo aquiloni nel cielo e discendono sulla terra semplicemente per fare rifornimenti e commerciare, di fatto scegliendo ogni volta luoghi diversi e di fatto essendo molto disconnessi dal mondo che va avanti. Infatti, quando i Zeferiti arrivarono nel 1326, dopo l'esodo su Tiria, non conoscevano la razza dei Silvari nata 25 anni prima, non conoscevano della tregua tra i Char e gli umani e non conoscevano, per esempio, i principali eventi storici accaduti in quegli ultimi anni. Si scoprì presto che i Zeferiti erano di fatto i successori della Confraternita del Drago, un gruppo di eroi che un tempo conteneva anche i nani, che serviva alla difesa e al mandare avanti il credo del drago Glint. Per chi non lo sapesse, campione di Kralkatorrik purificato. Quando purtroppo Kralkatorrik uccise Glint nel 1320 e inoltre ci fu molti anni prima la pietrificazione totale dei nani, i pochi umani rimasti decisero di prendere appunto carico di quello che rimaneva del credo di Glint, mandando avanti un'idea di pace e di equilibrio. Hanno recuperato inoltre il cadavere del drago, dal quale sono riusciti a estrarre il sangue sotto forma di cristalli che ha dato loro dei poteri chiamati aspetti. Questi aspetti donano infatti ai Zeferiti conoscenze dell'aria, del tuono e del sole. Ogni volta che i Zeferiti discendevano su Tiria, quindi attiravano un grande numero di mercanti e commercianti da tutti gli angoli di Tiria e non solo, che di fatto facevano nascere un mercato nero che prese il nome del Bazar dei 420. Questo bazar, che seguiva di fatto ogni volta che i Zeferiti atterravano, non era mai nello stesso punto e non era facile stargli dietro perché di fatto era illegale. Vendevano merci a prezzi stracciati, talmente tanto che le principali capitali delle razze soffrivano a livello commerciale. Specialmente i Vigil più volte cercarono di individuare questo mercato per impedirlo, ma non sempre ci sono di fatto riusciti. Però nel 1326 Arco del Leone, che ormai è una città molto florida, grande e soprattutto formata sulla pirateria, decide che di fatto osteggiare un mercato nero non è proprio nelle corde di un pirata, perché effettivamente è un po' paradossale. E per questo le ostilità da parte della grande città portuale terminarono. E Ellen Kiel e Magnus e anche Ivo, Nyashblade, cercarono in tutti i modi di interagire con i Zeferiti, perché se si hanno rapporti commerciali con i Zeferiti, che sono la parte quella buona, diciamo, di questo commercio, si può anche avere di fatto un mercato grandissimo e molto florido una volta circa all'anno, che può portare molti guadagni a livello commerciale ad Arco del Leone. Nel 1326, di fatto togliendo le ostilità, i Zeferite e il Bazar dei 420 decisero di stabilirsi a Labyrinthine Cliffs, una costa piena di montagne acuminate poco sotto il fronte di Deldrimor, molto vicino a un luogo a loro caro per quanto riguarda il Drago Glint. E così, ragazzi, entriamo dentro l'episodio chiamato Cutthroat Politics, che fu un episodio molto interessante a mio avviso perché permise a noi giocatori di scegliere effettivamente chi votare tra Ivo Nyashblade e Ellen Kiel. Un po' in virtù della voglia di Arinanet di presentare il background dei personaggi, diciamo che Ellen e Yvonne verranno di fatto snocciolati molto all'interno di questo episodio. Partiamo dal presupposto che gli accordi commerciali con i Zeferiti sono sempre stati molto ardui e di fatto sempre rifiutati dal loro capo, Master of Peace, perché le persone mandate a interagire e le motivazioni delle persone mandate a interagire con i Zeferiti non sono mai piaciute, diciamo, a questa organizzazione pacifista. È per questo che viene visto di buon occhio un eventuale accordo commerciale con loro. Ma non perdiamo altro tempo e parliamo del passato dei due candidati.
Ellen Kiel è una superstite di un naufragio dove ha perso i suoi genitori da bambina e venne salvata proprio da Magnus, comandante dei Lion Guard, con il quale ha instaurato un rapporto padre-figlia all'incirca. È per questo motivo quindi che il Norn si preoccupa così tanto di lei ed è per questo motivo che la donna umana fa di tutto per non deludere Magnus del suo lavoro. Il legame che li lega è molto tenero e viene di fatto un po' più approfondito all'interno di questa storyline. Non c'è tanto da dire, però è molto simpatica secondo me come storia. La storia invece di Yvonne come Char è molto più torbida, come dicevo prima, perché di fatto lui era un membro della Legione della Cenere. Per chi non lo sapesse, è la legione dedicata allo spionaggio e diciamo, al lavoro un po' più sporco. Il suo compito ai tempi, quando arrivò ad Arco del Leone all'età di 20 anni, era quello di estorcere e diciamo, corrompere le persone attraverso il Black Lion Trader Company. Perché il capo della sua warband voleva fare in questo modo un po' di, appunto, di sgherri agli umani. Però di fatto Yvonne non ha mai visto questo piano come una cosa sensata che potesse di fatto avere un certo successo. Ed è per questo, come accade spesso nei Char, Yvonne uccise il suo stesso comandante della Warband, fondando di fatto in maniera corretta e legale il Black Lion Trader Company. Questa, diciamo, storia è particolare, non ci mostra grande diciamo, umanità dentro Yvonne, che rappresenta un Char affarista perfettamente, ma abbiamo di fatto due background ben chiari. Alla fine di questa storia i giocatori potevano votare chi dei due preferivano e la community ha premiato di fatto Ellen Kiel, perché anche io l'ho votata effettivamente. Tra i due mi stava più simpatica lei del Char affarista che pensava solamente al denaro. E questo episodio, per quanto corto, non presenta una grossa trama, però rimane molto importante perché ancora oggi Ellen Kiel governa di fatto in parte l'Arco del Leone. Quindi questo episodio si conclude con Yvonne Ashblade che se ne va via con la coda tra le gambe, Ellen Kiel che vince le elezioni e ottiene l'accordo commerciale con i Zefiriti, che promettono di tornare più spesso nello stesso punto dove erano già venuti, appunto a Labyrinthine Cliffs, visto che adesso non c'è nulla di illegale, e di fatto con questa storia si conclude, diciamo, un piccolo arco narrativo partito ormai con Suo Tsun Cobb, di fatto di Ellen Kiel, che vincendo un ruolo nel concilio cittadino deve di fatto abbandonare le scorribande con noi commander di Tyria. Il prossimo episodio è il giubileo della regina, The Queen's Jubilee. Per chi non lo sapesse, attualmente in GV siamo nel 1326 dopo l'esodo delle divinità e 10 anni prima di questa data la regina Genna degli Umani fu incoronata appunto come monarca degli Umani e per questo motivo decise di festeggiare i 10 anni del suo governo, diciamo così, con una celebrazione molto umanocentrica ma aperta anche alle altre razze di Tyria. Infatti si voleva in qualche modo far capire alle altre razze e al mondo intero che gli umani hanno continuamente subito molti colpi ma non si arrendono mai. Di fatto la grande voragine presente a Divinity's Reach fu sistemata con un padiglione e un'arena sportiva sovrastati da una struttura a forma di grifone, che per chi non lo sapesse è lo stemma di Kraita stesso. Inoltre, la regina presentò, grazie alla Shining Blade, il nuovo passo della tecnologia per la difesa cittadina, ovvero i Watch Knight. Questi cavalieri meccanici sono di fatto molto simili ai golem degli Asura, solo che invece di essere comandati da magia direttamente da un golemancer, funzionano a ingranaggi attivati a comandi verbali attraverso la magia dei Mesmer. È un sistema molto interessante. Mi sfugge il perché la regina abbia accettato la forma di una donna praticamente nuda, ma fatto sta che i Watch Knight furono creati per difendere di fatto Divinity's Reach in maniera più ottimale.
Inoltre, visto i grandi scandali che avevano colpito la guardia ministeriale negli anni precedenti, la regina chiese a questa forza dell'ordine di Kraita di non partecipare all'evento e molte persone illustri delle varie razze furono invitate. Per esempio, ci fu Ritlock Brimstone che rappresentava i Char, ma Logan, chiaramente campione della regina, che doveva rappresentare gli umani, ma anche altri personaggi come Rox e Bram fecero parte di questo evento. Di fatto, all'interno di questa grande arena sportiva che si presentava all'interno del padiglione, si potevano combattere varie fazioni avverse agli umani: gli orchi, la Flame Legion, i banditi, i pirati, i centauri. Ma era troppo pericoloso mettere veri esponenti di queste fazioni all'interno della città, all'interno di un'arena, quindi furono usati Watch Knight tramutati con l'aspetto appunto a livello, diciamo, di illusione da parte dei Mesmer. Anis fu colta di sorpresa però quando durante uno scontro, diciamo in maniera molto scenica, di il campione Logan con una di queste macchine, questa macchina cominciò appunto a mutare forma, di fatto divenendo anche Ritlock a livello estetico, cosa che non fece molto piacere, come potete immaginare, ai Char, vedere un umano che deve picchiare un Char, tra l'altro suo migliore amico nella realtà. Questa cosa fece capire che qualcuno stava sabotando di fatto i Watch Knight e presto si presentarono anche i pirati Aetherblade, che di fatto hanno interrotto la cerimonia portando caos e confusione. Per ordine della regina, tutte le persone lì presenti cercarono di capire chi potesse essere il responsabile e Anis, che sa bene come funzionano i Watch Knight, sostiene che il sabotatore deve essere nelle vicinanze. E qui Rox appunto individua una figura presente in alto su una colonna e comincia a cercare di colpirla con l'arco, mancandola, e questa persona sfotte molto la Char per la sua incapacità, ma alla fine Rox, con un po' di successo, riesce a colpire questa figura obbligandola alla fuga. Con questo attentato il futuro del festival viene messo a rischio, di fatto obbligando la regina e i suoi uomini più stretti a scegliere se continuare oppure no. Nonostante non venga detto effettivamente se il festival può continuare o meno, è abbastanza palese che la regina non si voglia fermare nonostante l'attentato, proprio per non dimostrare debolezza. E con questo, ragazzi, l'episodio termina qui. Oggi, come ho detto, ne ho riassunti tre, sono molto generali per alcune informazioni, ma servono perché GV ha questo pregio, ma anche difetto, di mettere degli spunti di trama che verranno poi ripresi molto tempo più in là. I Zefiriti, per esempio, per ora non sono serviti a nulla a livello di trama, ma torneranno dopo un anno da questo momento, più importanti che mai. Anzi, 2 anni dopo saranno ancora più importanti. Quindi credo sia molto giusto raccontarvi tutto quello che ritengo necessario. Io come sempre, ragazzi, vi ringrazio di aver visto questo video, vi ricordo tutto quello che potete fare per supportarmi, iscrivetevi al canale soprattutto, un mi piace, un commento, ditemi la vostra, interagiamo. In descrizione potete trovare tutto quello che c'è a tema GV2 per essere un giocatore completo, l'Arco del Leone come Discord, Pessimismo e Fastidio, nel caso ci metto anche il Discord mio personale, vedete voi che cosa volete fare. mmo.it, tutto quello che appunto può esservi d'aiuto. Inoltre, come sempre, ci sono i miei social, compreso quello delle donazioni, se volete farlo. Ragazzi, noi ci vediamo la prossima settimana con un prossimo video parlato e magari qualche guida quelli da qui alla prossima settimana. Cominciate a godervi questo caldo che finalmente si può uscire, quindi festeggiamo tutti insieme. Ciao ragazzi.